Vi è mai capitato di guardare una cartina e pensare: Cristo, che casino! Beh, guardate questa. Nel caso ve lo steste chiedendo, questo qui è il Caucaso, una regione orrendamente incasinata, ferita, piena di conflitti e violenza. Una regione che a occhio potrebbe sembrare lontana, ai confini dell'Europa. Eppure è collegata allo scenario ucraino, è in Europa. E questa è l'ennesima prova della nostra miopia e della nostra inconcludenza. Ma spieghiamoci peggio. Sigla. Partiamo dalle cose semplici. Per Caucaso si intende quella regione tra il Mar Nero e il Mar Caspio, tra la Russia europea e il Medio Oriente settentrionale. Comprende quindi regioni come la Georgia, l'Armenia, la Cecenia. Noi in realtà sui video che ho fatto sull'Ucraina, sulla Russia, abbiamo parlato molto spesso di questi paesi, in particolare della Cecenia. Vi ricorderete che cosa hanno fatto i ceceni? Un pugno di pastori che, con un paio di Kalashnikov, qualche granata e una generosa dose di coglioni, riuscirono a mettere in scacco la Russia di Yeltsin durante la guerra civile negli anni 90, sconfiggendola. E fu proprio la tremenda sconfitta dei russi a far crollare definitivamente la figura di questo signore simpaticone. Non a caso, il mister che lo sostituì, nonostante avesse questo esercito enorme, fu comunque costretto ad allearsi con il leader di una fazione religiosa che aveva letteralmente tradito la nazione passando ai russi. Poi lo ammazzarono e suo figlio, il caro Kadyrov, non si vede in giro da un po'. Questa è solo una storia per raccontarci una dinamica. Un popolo di neanche 2 milioni di persone, di pastori, di contadini, che negli anni 90 sono riusciti a sconfiggere un paese gigantesco come la Russia. Questo ci ricorda ancora una volta da dove arriva questo infinito complesso di inferiorità che provano i russi, ma dall'altra ci racconta anche che tipo di popoli abitano il Caucaso, che è una regione particolare. Il Caucaso è una regione montuosa, aspra e impervia, e oggi è una regione povera di risorse infrastrutturali, agricole e industriali, ma ricca di riserve minerarie, in particolare di gas e petrolio. Pensiamo per esempio all'Azerbaigian. È anche da lì che il nostro paese sta ciucciando via un sacco di idrocarburi per evitare di comprarlo dal mister di qui sopra. Ci arriva appunto dal TAP. Ricorderete quel gasdotto che doveva passare in Puglia e per 4 olivi avevamo montato su un casino del Cristo. Un'infrastruttura di importanza strategica fondamentale per impedire al nostro paese di dipendere completamente da una oligarchia criminale? No signore, non finché io voto! Ma torniamo a noi, il Caucaso è pieno di montagne e le montagne non vogliono dire soltanto isolamento, ma anche divisione. Una divisione tra popoli ed etnie, da una valle all'altra, una divisione tra tribù, tra lingue, tra religioni, una divisione anche tra imperi. E infatti la religione cristiana o musulmana, l'uso del tè o delle melanzane in cucina, tutti quanti questi fattori unificanti del popolo caucasico arrivano proprio da una invasione, da una dominazione dopo l'altra. Fatta eccezione per una certa organizzazione clanico-tribale. E appunto è proprio il clanismo il vero fattore culturale autoctono del Caucaso. Perché non a caso si trattava di questi gruppi autonomi, autosufficienti, dispersi, divisi tra le montagne, che erano ovviamente in costante conflitto tra di loro. Lunedì andiamo a fregargli le melanzane e questi qua mercoledì ci fregano le capre. È il cerchio della vite. Questo importante tratto culturale ha costruito una buona parte dell'essenza delle genti che abitano il Caucaso, che non a caso ha reso questi degli importanti popoli guerrieri e, in tempi moderni, importantissimi esponenti della criminalità organizzata. Saprete infatti che georgiani, ceceni, i caucasici sono estremamente rappresentati nella criminalità organizzata sovietica e post-sovietica. Ma quindi questa costante divisione tra clan ed etnie, queste potenze che cercano di imporsi una dopo l'altra e questa lotta per i territori, per le risorse naturali, che cosa comporta? Ovviamente l'avrete indovinato, ossia guerra costante. Ora, intendiamoci, i popoli non si danno addosso a vicenda perché hanno voglia di farlo. Molto spesso i sistemi che dominano più popoli diversi spingono per mantenerli divisi, per il vecchio principio che è meglio avere tanta gente divisa che tanta gente che se la prende con te. Vedi la Turchia di Erdogan o la Siria di Assad. E infatti, quando gli imperi crollano, la vecchia dirigenza ex romana, ex ottomana, ex zarista, ex comunista, ex qualsiasi cosa c'era prima, cerca di legittimarsi attraverso il nazionalismo, che, come abbiamo visto molte volte, è l'ideologia più semplice, più immediata, più banale, ma anche la più emotiva e quella di massima efficacia, perché ovviamente regala immediatamente alle masse impoverite un nemico contro cui combattere.
Questo lo spiegava molto bene Stewart Kaufman nel suo saggio sui conflitti etnici, dove appunto raccontava che i popoli possono avere odi, inimicizie, rivalità, come tutte le persone, però questa è come se fosse benzina, e per fare in modo che questa bruci, esploda in un vero conflitto etnico, è necessario che qualcuno appicchi il fuoco. E questo fuoco non viene mai appiccato dal basso, dalla tradizione, dagli antichi odi di cui si può farneticare, ma dalle classi politiche fallite, mafiose e prive di scrupoli, quelle classi di politici pronti a tutto, al massacro di centinaia, migliaia di persone in nome del loro fine ultimo, il potere. Quindi gli armeni, i georgiani, i ceceni, gli azeri non si fanno la guerra tra loro perché sono un branco di sottosviluppati che abitano sulle montagne e non hanno nient'altro di meglio da fare. Quelli sono gli abruzzesi. I popoli del Caucaso sono stati molto spesso portatori di culture molto sofisticate. Per esempio, gli armeni sono il primo regno che ha adottato il cristianesimo come culto ufficiale, dotandosi tra l'altro di un nuovo alfabeto. Ma questa gente si è sempre massacrata nei secoli per il motivo che abbiamo detto prima, ossia perché appunto sono sempre stati dominati da un tipo di impero, o se volete, da una dittatura. E all'interno delle dittature, e beh, è il solito discorso, all'interno di questo tipo di regimi la società non progredisce, lo sviluppo economico, politico e sociale viene spaccato a metà. Se vi ricordate, questo era un tema che avevamo già affrontato, ossia che all'interno delle dittature, in particolar modo in quelle dove c'è un'economia stupida, estrattiva, dove appunto ci si basa sul vendere petrolio e banane, si cerca costantemente di sabotare lo sviluppo delle borghesie, perché le borghesie cercano ricchezza, sviluppo, benessere, progresso e quindi per forza di cose anche dei centri di potere alternativi al potere costituito. Per questo motivo i dittatori cercano costantemente di sabotare lo sviluppo delle borghesie. Per un leader dittatoriale generico come Putin è molto meglio avere una Russia gigantesca piena di straccioni impoveriti che non invece chissà quale Silicon Valley in Siberia. E infatti, proprio nel Caucaso, quella sovietica era una dittatura esattamente come le altre, e per questo motivo ha fatto di tutto per impedire qualsiasi sviluppo economico, politico, sociale e civile all'interno della regione. E così, quando poi è stata l'Unione Sovietica a crollare con uno schianto mostruoso, lì, nel Caucaso, è accaduto esattamente quello che era accaduto vicino a noi, nei Balcani, o se volete, nell'Est Europa dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Una serie importante di popoli che avevano vissuto sotto un impero per decenni vedono il loro impero crollare davanti ai loro occhi, e allora le vecchie elite si spacciano per rivoluzionari e patrioti, buttandosi sul nazionalismo, offrendo alla povera gente un bersaglio per il loro odio che è anche un'occasione per legittimarsi. E allora, al costo del massacro di migliaia di persone, scoppiano guerra feroce contro il popolo meno numeroso, il paese vicino o il gruppo etnico meno tollerato. E questo è accaduto nella civile Europa. Vediamo a questo punto allora il Caucaso, cosa è successo e di fatto avrete sentito la notizia, che cosa sta accadendo in questo periodo qui, perché appunto è tutto collegato. Prima però una piccolissima pausa, perché volevo parlarvi di pigrizia e di quanto può essere letale. La pigrizia molto spesso è il non fare qualcosa, addirittura non pensare. Per esempio, non pensare che se per caso un carabiniere tira una sberla a un ragazzo durante una discussione sulla musica alta, non pensare che questo sia un problema gigantesco, è la dimostrazione che il nostro paese è sempre più vecchio, più sterile, più stupido, super pronto ad accogliere il peggior abbruttimento politico che vediamo da un bel pezzo, diciamo. Ma c'è anche una pigrizia più stupida che comunque può fare i suoi importanti danni, come per esempio utilizzare la stessa password per più app, social e servizi. Infatti, se c'è una cosa che gli hacker adorano è utilizzare la vostra password, che statisticamente è sempre password, cioè password, come se fosse appunto un'unica chiave per aprire tutte quante le vostre porte. Di solito sono i vostri social e anche i vostri conti in banca. E lo so che sapete che dovreste utilizzare più password, che dovreste segnarli in foglietti, nasconderli in ufficio, perché molto spesso le password servono in ufficio, ma ovviamente è un casino e soprattutto in realtà può essere molto più comodo. Infatti lo sponsor di oggi è un caro vecchio amico. NordPass, uno strumento di sicurezza costruito proprio per la gestione delle nostre password. Ok, e come funziona? Cosa fa? Su NordPass possiamo archiviare tutte le password che vogliamo, così da accedere ai vari siti e app con le password salvate senza dover ogni volta inserire le credenziali. Ma non è solo memoria. Con NordPass possiamo controllare la qualità delle nostre password, se sono state usate su più account, se sono vecchie e inefficaci, se sono state divulgate. E se vogliamo possiamo lasciare che sia NordPass a generarne di nuove, proprio per massimizzarne la sicurezza. Ed è estremamente comoda, la possiamo utilizzare fino a 6 dispositivi, possiamo utilizzarla per metterci anche le carte di credito ed è tutto quanto già salvato, perché appunto abbiamo già salvato le cose. Insomma, è la pigrizia ma è in sicurezza. E poi costa veramente poco, anche perché poi c'è il mio sconticcione. Infatti, se per caso utilizzerete il link che sono in descrizione, tanto per cominciare avrete un mese gratis, ma anche uno sconto che è dedicato unicamente alla mia community. Quindi, se ci tenete alla sicurezza dei vostri social, dei vostri account, dei vostri conti in banca, ma volete comunque preservare il vostro diritto alla pigrizia, il link è qua sotto in descrizione. NordPass, perché la sicurezza può essere comoda.
Come detto, dopo il crollo dell'impero, le tensioni salgono e le guerre esplodono. E il Caucaso non ne ha avute poche. Come abbiamo detto, le due guerre in Cecenia. La prima vinta dai ribelli, la seconda vinta dai russi con il supporto del Gran Mufti Ahmad all'inizio degli anni 90. Oppure le guerre tra la Georgia e le regioni separatiste dell'Abkhazia e dell'Ossetia. Queste due protettorati russi che riuscirono a strappare via terra ai georgiani con tanto di pulizia etnica, sempre negli anni 90. Ma anche il famoso conflitto tra armeni e azeri. Armenia ed Azerbaijan. Ora avrete sentito che ci sono delle tensioni, c'è una missione antiterroristica, è una cosa di queste ore. Io questo video l'ho scritto tempo fa, però appunto è di queste ore. Ora, se non sapete nulla, non vi preoccupate, seguitemi che ve la spiego. Non è difficile, però bisogna seguirla un attimo. Follow me! Gli armeni, per intenderci, sono indoeuropei, cristiani, storicamente filorussi o filopersiani. Invece gli azeri sono turcofoni, sono musulmani, sono vicini appunto alla Turchia. E la cosa comincia a diventare un po' infame. Perché, come saprete, c'è, tanto per cominciare, questa strana diffidenza che hanno gli armeni nei confronti della gente turca. Sono ironico, voi sapete cosa è successo agli armeni grazie ai turchi. Sapete cosa è successo, vero? Dai, questo è facile. Ecco, questa cosa ce l'hanno ancora, la sentono ancora. Stranamente, no? Tra i due sono decenni che va così, dal pogrom di Sumgait nell'88, quando i nazionalisti azeri decisero di cacciare gli armeni dai loro territori in vista dell'indipendenza, per poi trascinare il tutto nelle tre guerre del Nagorno-Karabakh, nel 92, nel 2016 e nel 2020. Nel caso non sapeste niente, si tratta di una regione dell'Azerbaigian, però abitata da armeni e di fatto indipendente dopo il primo conflitto, nonostante adesso quelli dell'Azerbaigian, dopo il terzo conflitto, l'hanno praticamente circondata. E pare che stiano programmando un'occupazione totale e la tensione è alle stelle. Per renderci le cose ancora un po' più chiare, guardate questa mappa. Questo qui è il Nagorno-Karabakh, abitato da armeni e che si dichiara indipendente, nonostante gli armeni siano qui. Ma come vedete, adesso è circondato dall'Azerbaigian e infatti hanno imposto un embargo, un blocco di merci e di persone. Ci vorrebbe un intero video per ognuno di questi conflitti, perché tra l'altro sono anche molto interessanti, oltre che essere molto complessi. Ma non è questa la cosa importante adesso. La cosa importante adesso è riconoscere che tutti questi conflitti hanno un filo rosso che li accomuna. E questo filo è la disgregazione del potere russo nella regione e invece il sorgere di quello turco. E la cosa figa è che noi, occidentali europei, non stiamo facendo niente. E questo è molto importante perché anche qui, come al solito, è un affare geopolitico con un sacco di implicazioni che ci siamo dimenticati di gestire. Ora, come abbiamo detto, l'ultimo impero a tenere in pugno il Caucaso è stato l'Impero Russo, che lo chiamiamo Unione Sovietica o Federazione Russa. E negli ultimi tempi lo ha fatto legandosi sempre di più agli armeni. Ricordiamoci, gli armeni sono gli antiturchi, sono quelli indoeuropei, cristiani, ecco, loro. E cercano appunto i russi di tenere gli armeni dentro questa loro specie di moribonda alleanza più o meno militare, che sarebbe il CSTO, l'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva. Un'organizzazione, dico, quasi militare perché sì, certo, è retta dalla Russia, ma adesso la Russia ha un attimo da fare altrove, quindi sta di fatto abbandonando il suo alleato in pericolo, l'Armenia, lasciandola appunto in pasto all'Azerbaigian e alla Turchia. Perché l'Armenia, nel caso non lo sapeste, non è che sia proprio messa benissimo. È una democrazia molto fragile, che ora appunto è abbandonata dalla Russia e al tempo stesso schiacciata dall'Azerbaigian, che sembra sul punto di invadere. L'Azerbaigian invece è pieno di alleati, la Turchia e quindi indirettamente anche Israele, e come detto l'Azerbaigian si fa sempre più aggressivo. Proprio la regione del Karabakh, ora indipendente, abitata da armeni, e se per caso quelli dell'Azerbaigian invadono, questi qua rischiano una pulizia etnica gigantesca e i russi li stanno abbandonando. Quindi l'unica cosa che volendo l'Armenia potrebbe fare è chiamare in causa un altro alleato lì vicino che sarebbe l'Iran, però... In realtà però un'altra cosa c'è. Ora intendiamoci, sulla carta, di nuovo sulla carta, se ci sono dei casini lì per l'Armenia, teoricamente sulla carta la Russia dovrebbe intervenire. Però mettiamola così, Putin, la carta non è proprio il suo forte, mettiamola così. E visto questo contesto, una cosa che potrebbe fare l'Armenia è contattare un altro amico, che sarebbero gli Stati Uniti. Chi lo sa, magari Putin, sapendo che stanno per intervenire gli americani, potrebbe decidere di spendersi un po' di più e mandare qualche truppa per difendere gli alleati per una questione di equilibrio, però è tutto da vedere. Quello che è certo, invece, è il grande progresso del progetto geopolitico di Erdogan, come al solito del resto. Quale progetto geopolitico? Quello che abbiamo visto nel corso di altri video, ossia quello di scacciare dal Medio Oriente i russi e, partendo dal Medio Oriente settentrionale, imporsi come una forza egemone all'interno dell'Asia centrale. Guardiamo ancora la mappa.
Abbiamo detto, l'Armenia è l'ultimo territorio fedele ai russi nel Caucaso. Se l'Azerbaigian, che di fatto è armato dai turchi, invadesse e spazzasse via gli armeni, non solo caccerebbe i russi dal Caucaso, ma si creerebbe un unico corridoio turcofono e filoturco che includerebbe Turchia, Azerbaigian, Turkmenistan e poi su, fino in Kazakistan, i paesi turchi dell'Asia centrale. Un enorme spazio turco, un gigantesco centro di potere che rischia di diventare per quei paesi un'alternativa alla famosa scelta tra Cina o Russia. Su questo punto gli americani sono probabilmente non scontenti. Anche perché, guardate qui, una volta presa l'Armenia si chiude l'Oceano Indiano alla Russia e al tempo stesso si controllano tutti i flussi via terra che vanno dalla Cina all'Europa. Il coronamento del sogno turco, si potrebbe pensare. Però in realtà si potrebbe pensare che a questo punto, presi dall'entusiasmo delle popolazioni turcofone che si trovano in Russia, in particolare nella Russia meridionale, come per esempio il Dagestan, ne abbiamo parlato tempo fa, appunto, sono i coscritti che vengono mandati principalmente a crepare in Ucraina, e appunto potrebbero, nel caso, ribellarsi, perché, boh, sono cambiate le cose. E no, nel senso che no, ovviamente, per un paio di motivi. Il primo è che le cose sono un attimo più complicate di così, e secondo, no, cioè, anche perché la forza della Russia, intesa come quella di Putin, nella regione è ancora molto forte. Ne abbiamo parlato l'anno scorso, se vi ricordate. Si tratta di quelle popolazioni turcofone che in realtà hanno una popolazione molto fertile, nel senso che fanno un sacco di figli e quindi vengono costantemente presi e mandati a combattere, anche perché non hanno molta scelta. Se vogliono andarsene da quel posto, se vogliono un minimo di scatto sociale, se vogliamo, tipicamente vanno nell'esercito. Questo sia loro che le popolazioni asiatiche all'interno appunto delle province sperdute della Russia. No, aspetta un attimo, torniamo a prima. Hai detto l'Armenia, forse la stanno per invadere, rischiano un genocidio. Non possiamo fare qualcosa noi europei? Non possiamo, non so, promettere all'Armenia del supporto, qualsiasi tipo di supporto? Non possiamo minacciare l'Azerbaigian? Non possiamo dire all'Azerbaigian che adesso noi... No. In questa storia, non so se ve ne siete ricordati, noi siamo dalla parte dei cattivi. Noi non faremo nulla contro l'Azerbaigian perché noi compriamo idrocarburi dall'Azerbaigian. È grazie ai loro idrocarburi che adesso riusciamo a non comprare il gas da quell'altro e a riempire i nostri serbatoi tranquillissimi per l'inverno. Grazie a loro facciamo sempre affari con i cattivi. Passiamo da un cattivo, facciamo sempre affari, è una cosa bellissima. E questa volta forse anche peggio del solito, perché questa non è una provincia lontana, non è una dittatura che comunque cosa vuoi fare. No, qui stiamo parlando comunque di una regione che praticamente è dentro l'Europa, dove potremmo fare un sacco di cose, ma noi per tantissimo tempo ce ne siamo battuti la minchia. In realtà potremmo fare tantissimo. Per esempio, una zona dove potremmo piazzare basi logistiche e ritagliarci una forte influenza contro le autocrazie russe, turche o iraniane potrebbe essere la Georgia, una parademocrazia filo-occidentale con il suo sano disprezzo per i russi, che non a caso ha degli ottimi rapporti con gli americani. Potremmo approfittarne proprio, per una volta, per essere in attacco e organizzare noi europei in comune la nostra geopolitica, non addormentarci sul nostro commercio, cercando di invischiarci il meno possibile e poi pagare il prezzo di essere in balia degli eventi altrui, con tutti i drammi etici del caso. Perché spero sia chiaro, noi è proprio grazie alla nostra pigrizia, alla nostra indolenza, al nostro fottercene che abbiamo comprato per decenni idrocarburi, ma fregandoci tranquillamente di quello che facevano in Russia, cosa facevano Putin e i suoi ingrassandoli mostruosamente. Lascia stare che poi portavano comunque soldi a noi, ma comunque li abbiamo aiutati noi. E adesso facciamo appunto affari con altri cattivi. Da un punto di vista puramente geopolitico, il nostro atteggiamento è stupido, ma molto stupido, perché non facciamo altro che reagire a qualcosa. Smettiamo di comprare gli idrocarburi quando è troppo tardi, inviamo le armi quando ormai è troppo tardi, facciamo qualcosa a proposito di qualcosa quando ormai è troppo tardi. Ci sono mille modi in cui possiamo decidere noi europei insieme di gestire la nostra geopolitica, la nostra politica estera. Con la forza o con la pace, con le armi o con gli accordi commerciali, con la diplomazia o sputando in faccia alla gente, applicando i nostri valori oppure no. Spoiler, in tutti questi anni i nostri valori all'estero non li abbiamo mai applicati perché nessuno lo fa. Però facciamo anche la cosa stupida di non fare una gestione attiva della cosa, quindi non solo reagivamo e basta, ma in più non applicavamo i nostri valori. Fighissimo. Ci manca esattamente questo, la gestione attiva. Il nostro continente, se vogliamo la nostra unione, sta diventando la sonnolenta Svizzera del mondo. Ma attenzione, la Svizzera non nel senso che comunque si tiene comunque armata, no? Perché sai, può accadere qualche cosa, ci si tiene sempre svegli. No, al contrario, noi siamo pigrissimi, cerchiamo di non invischiarci nelle cose. Solo se scoppia veramente un troiaio, allora reagiamo e comunque discutiamo tra di noi sul fatto che non sia veramente un troiaio. Speriamo sempre di cavarcela con il nostro commercio, pagando.
questa cosa può durare finché riusciamo a pagare. Il nostro benessere, i nostri diritti, il nostro stare meglio rispetto alla stragrande, no, che dico, alla maggioranza assoluta del mondo, e questa roba ha un costo enorme. E visto che il mondo sta cambiando, non sappiamo esattamente in che direzione, non possiamo più permetterci questa nostra pigrizia, non possiamo più permetterci di soltanto reagire, perché il mondo sta cambiando e non sappiamo in che modo. E la prossima nuova minaccia, che può essere, che ne sappiamo, può essere la nuova crisi economica, può essere il nuovo paese che ne invade un altro, può essere la nuova pandemia, può essere di tutto, non possiamo permetterci di vediamo lì che succede. Non possiamo permetterci di reagire troppo tardi, perché di nuovo il mondo sta cambiando, non sappiamo dove, meglio essere un tantino svegli. O almeno sarebbe figo. Ricordiamocelo, perché tra non molto ci sono le elezioni europee e voglio vedere che succede, oddio. Comunque ragazzi, grazie mille per avermi seguito. Questo era il video di oggi, noi ci becchiamo molto presto. Ci vediamo con ogni probabilità lunedì prossimo. Vi ricordo che potete trovare il mio nuovo romanzo, Verranno dalle pianure, qua sotto in descrizione. Vi ricordo che c'è anche NordPass qua sotto, tutti quanti i link, le informazioni. Quindi, che in realtà poi questo video doveva uscire lunedì prossimo. Bisogna vedere se lo pubblicherò mercoledì o lunedì prossimo, quindi bisogna vedere. Perché appunto, giornata di oggi, ci sono le notizie appunto delle operazioni antiterroriste che sono inventate, quindi vediamo se lo pubblico mercoledì o invece decido di far passare tempo, perché comunque è valido anche per lunedì. Devo decidere un po', vediamo com'è la cosa. Sarà il futuro Joe, sarete voi a vedere le decisioni del futuro Joe. Bene, ciao, grazie, ci vediamo.